Scrivete nei commenti se anche voi ultimamente subite il frastuono dei vicini. In casi estremi fatelo come faccio io e li picchiate con il telecomando. Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi torniamo con le FUTDRAFT Challenge dopo tanto tempo. Il primo episodio è andato abbastanza bene, quindi sono molto contento di voi e anche di me stesso perché ci ho bestemmiato la vita. Quindi oggi, dopo aver fatto i giocatori con più overall, oggi faremo il super draft con i giocatori con il maggiore tiro. Per i portieri faremo la statistica che è al posto del tiro, quindi la seconda. Adesso non mi ricordo cosa è presa tu, non, adesso non mi ricordo nella partita, nella carta dico. Quindi vediamo, quindi direi soltanto di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se non lo fate vi invito a cercare di Twitch, chiaramente con il telecomando perché è il minimo. Vi ricordo che c'è la Super Challenge a 1000 iscritti, cioè mi devo fare biondo, però dobbiamo arrivarci entro il 31 di agosto, perché tornerò più o meno dalle vacanze in quel periodo e potrò farlo, però solo se arriviamo entro quel giorno, se no, pazienza, ci proveremo più avanti. Quindi io direi di iniziare il modulo, ovviamente lo sceglierò io anche perché tanto fanno talmente schifo, li vedete in questo momento, sono veramente orribili. Quindi prenderò il 3-5-2, vai che sia un po' difensivo. E vai. Vediamo chi ci capita. Quelli col maggiore tiro, ricordiamo. Ok. Allora, se il tiro ovviamente è alla pari, posso scegliere io. Quindi in questo caso abbiamo sia Fernando Morient sia Son. Giusto? Sì, io prenderei Son anche se va in panchina. Anzi no, mi gioca là, ma pazienza. Partiamo con la difesa, vai. Vediamo chi ci capita. Ok, ottimo. Alaba, buonissimo. È anche un ottimo difensore, il più grande. Sì, col più tiro, ottimo. Altro difensore centrale. Vai, 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 vai. Bello Van Dijk Toti. Per l'intesa avrei preferito più Eder Militao, ma va benissimo Van Dijk Toti. Vai, ottimo. La difesa è buona per adesso. Adesso l'ho detto. 63 Cordoba. Ok. Gran draft per ora. Non male come draft. Col portiere, appunto, abbiamo la seconda statistica in basso. Quindi la presa. Quindi abbiamo 87, 86, 87. David Soria o Soria. Vabbè, buono. Andiamo a vedere intanto l'altro portiere a questo punto. Il più alto è Kacir, come lo dovete pronunciare? Sì, ok. Casomai vi taglierò un po' per farlo più veloce. Andiamo intanto con i centrocampisti. Quello col maggiore tiro è Endrick. Madonna mia, però ragazzi, che velocità orribile, giusto? Sì, ok. Altro CDC, intanto mi tolgo le cuffie che mi danno solo che fastidio. Ok, e il grandissimo Yaya Touré. Che culo. Allora, facciamo veloci perché mi sta venendo la congiuntivite di nuovo, io sto per morire, quindi qua 88, sì, Bruno, ecco, Bruno Fernandes sulla fascia non è emozionante, ma va bene. Hakimi, buono. Metteremo lui al posto del Bernardo, casomai. Qui, 78. Sì, Cancelo. Ok. Andiamo col COC qua. Dai, dammi buoni giocatori, cavoli. In attacco col tiro. Mamma mia, che schifo. Il più alto è Mkhitaryan 81. Mannaggia. Dico di valutazioni. Di valutazione. Qua chi abbiamo? Con 75 Davidson. Sì, ok. Spero di non sbagliare in casi estremi che mi accorgo. Dopo in editing ve lo scrivo, ma spero di non sbagliare. Qui 88, no, 90 Momo Salah. Sì. E lo mettiamo subito al posto di Brunello. Ottimo, fa anche più intesa. Via. Prossimo. Wow. 92 Zargi. Non ce la faccio. Zargi. Zargi. Zargin. Vabbè, lui. Va bene, scusate, non riesco a pronunciarlo. Andiamo con gli attaccanti, subito, cattivi. Che schifo. 85. Sì, Trossard, va bene. E l'altro attaccante, dammi un Ronaldo il fenomeno.
Ok, qui è pari merito Lewandowski e Daglish, ma per l'intesa io mi prendo Daglish. Ok, vai. Qua chi c'è? Beh, penso che Benzema non abbia concorrenti, infatti è Karim The Dream, Toti. Poi, penso Bergkamp, infatti è Dennis Bergkamp, 94, ottimo. Lo mettiamo qui. Tanto arrivano messaggi strani sul telefono. Vabbè, dettagli. Prossimo. Beh, penso Mbappé. Kylian Mbappé. Penso di aver mai fatto un draft così bello in confronto quando lo faccio normalmente. Potendo scegliere, qui ho. Nah, avrei voluto Vinicius. Che peccato. Però con 88 Nunez. E vabbè. Ultimi due giocatori. Abbiamo Mertens e abbiamo Alex Del Piero. Ok, ultimo giocatore con 75 Veretout, che ancora gioca. No, scherzo. Van Aken, colpa mia, non l'avevo visto. 79, sì, è il più alto. Ok, vabbè. Metto l'allenatore che è completamente a caso, quindi quello che mi fa più intesa, sistemo la squadra e ci becchiamo in partita. Ok ragazzi, eccoci qua, vediamo il nostro primo avversario che ovviamente ha più intesa di noi, come è normale che sia. 3-5-2, non mostrano la squadra perché non la mostra. Vabbè, la scopriremo durante la partita, quindi ci becchiamo nel match e speriamo di vincerne almeno una, fare meglio dell'altra volta, anche peggio è difficile, quindi andate comunque a recuperarvi qua sopra l'altro video o comunque alla fine. Vai, vediamo se ci mostrano la formazione. Onana, Van Dijk, Nesta, Kortens. Bella squadretta. Bella squadretta. Va bene. Dai ragazzi, crediamoci almeno a vincerne una. Forza, abbiamo una super squadra, possiamo farlo. Dai, Vai Benzina. Vai Benzema. Vai Benzema. Beh, mannaggia, me l'ha fermato subito. Bravo, Van Dijk. Van Dijk Totti, scusami, non vorrei dirtelo, ma dovresti fermare gli avversari. No, così giusto per dire. Vai Zerginio. Lo chiameremo già. È più bello, vai già, vai già, vola già, vola già. L'ha fermato, annacci. No, impazzito questo. Iaiatore ha visto la possibilità di calciare, ha calciato. No, calmo, impazzito. Peggio di Pingua o di Holland. Vai, vai Daglish, bellissima, vai Benzema. Benzina, Benzema, 1-0, dai. No, occhio, 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 fermatelo, fermatelo. No, via. Cori Kylian, Cori Kylian. Niente, me l'hanno fermato. Vabbè, ma che le prendi in velocità Mbappé. Ok, realistico sto gioco. Vabbè, FIFA è realismo. Bravo Van Dijk. Realmente si ricorda di essere un Toti. Intanto ripartiamo Cancelo. Bello, vai Cancelo. Vai il Cancelo. Madonna mia il Cancelo. Se ne va il Cancelo. Il Cancelo. Madonna mia resiste di fisico. Vabbè, per un giallo magari che mi ha stuprato. È morto! Un medico per lui. Vattene Cancelo. Guarda il taglio. Vai Daglish. Vola Daglish. Il pallonetto alla Francesco Totti. Madonna mia. Guarda Francesco Totti questo. Peccato. Sembrava più il Tucu Correa. Saluto al Tucu che so che mi segue. Anche lui. Bella palla recuperata. Bravo Benzema. Bella Daglish. Riscatta sta stagione. Riscatta la stagione. 2-0. Sir Kenny. Daglish o Doglish? Duglish. Vediamo se quitta l'avversario. Rage quitta. Vai a casa che non ho tempo da perdere. Ha quittato. Benissimo. Ci becchiamo nella seconda partita. Ok, seconda partita. Ammazza che squadra. Alan Totti, Theo Hernandez Totti, Leao, Vinicius senza intesa ma non si sa mai. Zidane senza intesa ma non si sa mai. Tomori. Bella squadra. Matthaus e compagnia bella. Va bene. Ma noi non abbiamo paura. Perché abbiamo il super Daglish, dai! Bella per Benzema, vai Benzina! Benzina! Mannaggia io che non sono una brutta persona e faccio i gol della merda, mannaggia Kitamurt! No, no, fermalo, 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 fermalo! Ferma Holland! Tanto fuori stanno facendo un bordello, Dio santo ragazzi, cioè. Sono dalle 8 di questa mattina, cioè che io non riesco a stare tranquillo, intanto perdo palla perché mi distrago con i vicini e fanno bordello e se vado giù e li picchio col telecomando, ragazzi. Scrivete nei commenti se anche voi ultimamente subite il frastuono dei vicini. In casi estremi, frastuono
fatelo come faccio io e li picchiate con il telecomando. Mannacci. Vai, bravo, Mbappé a recuperare la palla. Vai, cancellino. Sono le triplicate, la Madosca. Vai, Mbappé. Kylian! Tenta il tiro a giro. No, 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 brutta, 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 no! 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 Sono è svenuto! Bravissimo! Gran chiusura di Alaba. Possiamo ripartire con Mbappé. Cioè, ripartire, Dio santo. Forse svenire, Bella, ma mi sa che è fuori gioco. No, sì, ci avevo creduto. Bellissima, Cory Benzema. Cory Berin. Berin, me l'ha presa con la mano, arbitro! Eh sì, ma è rosso sta roba, cioè, è una cavolata, signor direttore. Se l'ha presa con la mano, il portiere fuori area, rosso. Sto per fare l'euro gol su punizione, intanto discutendo con l'arbitro, va bene. Bella, è partito Benzema, vai Benzina. Vai Benzina. Questa volta non la può prendere, questa volta non la può prendere, non la può prendere. Vai Benzema, 1-0, dai ragazzi. Vai Zarzin, sei lui. Il nome impronunciabile. Traversi. Era il gol dell'anno. Corri Cancellino, madonna mia Cancelo, quanto sei lento. Corri Mbappé, vai Mbappé, vai Kylian, vai Kylian. Kylian! Occhio, fermalo, fermalo, no! No! Sì, vabbè. Ragazzi, Vinicius Junior senza intesa, che sposta Van Dijk Totti? Siamo seri? So. Occhio! Martinelli. Beh, vabbè, che cacchio è questo? Sono io quando giocavo con la scuola a calcio a 5, Dio santo, che uscivo in una maniera valanga che non ho mai visto fare nessun portiere, neanche da Neuer. Ai tempi d'oro. Vabbè, guarda questo, andate dritto sull'uomo il portiere. Ma porca mignotta. Sì, fa le mosse. Holland Totti contro Soria. Mossoria. Tiro centrale, bene. No, non riesco a prenderlo, non riesco a prenderlo. No, no, fermo Holland. Porca cazzo. 3-1, bene. Ottimo. Gran difesa. E vabbè, regolare, ok, mi ha spaccato 4 gambe, 3 tibie, 7 malleoli. Vabbè ragazzi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, però ci può stare. Allora, suggeritemi nei commenti la prossima challenge che volete vedere, quindi con quelli più velocità, con più fisico, con più difesa, con quello che volete. Vi saluto, vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se non lo fate vengo a cercare e vi picchio con il telecomando. Madonna mia che ansia. Ogni volta, perché con i bordelli che fanno i vicini non riesco mai a capire se riuscirò mai a fare un video. Seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube e se volete su TikTok, dove carico highlights, cose ambigue, esotiche, anche cose che dopo finiscono anche negli shorts, quindi fatelo. E non posso dirvi altro che non so quando, non so come e non so perché, ma l'importante è dire, ragazzi, mannaggia che difficoltà fare queste challenge. No, pingo a lei. Ciao e iscriviti.